Buonasera ragazzi ed eccoci qui per il nostro appuntamento settimanale. Come sapete, questo weekend sono stato presente al raduno Lucca Cosplayer. Cosa dire? Come sempre il raduno è ben organizzato, sta crescendo, la cosa mi fa piacere, soprattutto la città di Lucca ha risposto molto meglio rispetto alle altre edizioni, o almeno così mi è sembrato, tranne un signore che ha provato a venire ad insultare, ma è stato prontamente agguantato dal sottoscritto, rimesso in riga e messo in fuga. Comunque, come dicevo, il raduno era ben strutturato, c'erano diverse attività, diversi giochi, gli organizzatori sono stati come sempre impeccabili e a dir poco squisiti, quindi vi ringrazio ancora e soprattutto un applauso agli organizzatori non solo per essere arrivati alla quinta edizione, ma proprio per la voglia e l'impegno dimostrato negli anni e per la costante organizzazione di quella che non è una fiera ma è comunque un evento abbastanza grosso nel suo piccolo, perché mi direte, non è un evento che arriva ad avere 2-3 mila partecipanti, 20 mila, oh signori, non è il Lucca Comics, però coordinare una cinquantina di persone e far sì che pressoché tutti rispettino l'area assegnata e che tutti si presentino, ci vuole davvero forza di volontà, ci vuole coordinazione, ci vogliono due cosiddetti tanti. Ora, per chi non ha gradito, sempre che ci sia stato qualcuno che non abbia gradito, perché non credo, però le male lingue circolano sempre, ricordatevi che un raduno è comunque un raduno, non è una fiera, quindi è normale che non ci siano i banchetti, che non ci siano gli stand. Il raduno è un'occasione per mettersi in cosplay, una scusa, per ritrovarsi un pochino tutti al di fuori della fiera, stando però in cosplay senza avere l'imbarazzo di mio Dio, sono in cosplay in un ambito totalmente disappropriato, che effettivamente mettersi in una fursuit tipo la mia per andare in pizzeria non è il massimo, mentre invece fare un raduno c'è la scusa giusta per mettersela, le autorità sono avvertite e quindi non c'è nessun problema, parlando anche comunque di cosplay ingombranti e quant'altro. Quindi io dal lato organizzativo l'ho trovato impeccabile, come sempre ho ritrovato pressoché tutte le persone che conosco, il che mi ha fatto piacere, ho ritrovato il caro Vrex, tanto per dire ho ritrovato il caro Roberto e tutti quanti, ragazzi non vi sto a citare tutti, sapete che comunque vi voglio bene. A chi ancora non vi ha preso parte, io raccomando di prendervi parte per le prossime edizioni, seguite la pagina YouCosplay su Facebook, che è la pagina degli organizzatori, e stay tuned perché ovviamente ogni volta che c'è il raduno e io ci partecipo lo metto anche sulla mia pagina. Ricordo inoltre a tutti che da poco è uscito il mio secondo libro, passate sulla mia pagina, mi raccomando, lasciate un commento, lasciate una recensione per chi magari l'avesse già letto. E in conclusione invece una piccola nota, perché il giorno del mio compleanno, sia il 31 marzo, è stato fatto un servizio sulle Iene a detta di tutti contro i cosplayer. Ho guardato tale servizio in differita, non l'ho visto quella sera stessa. Allora, è un servizio che è stato travisato. È un servizio del cazzo, cominciamo da qui. È una boiata, è un servizio fatto male, un servizio proprio tirato lì. Probabilmente è un riempitivo, probabilmente è anche un cosiddetto reportage di repertorio. Ossia, ce l'hanno lì, quando devono riempire un buco, ce lo ficcano. Tuttavia, era basato sulla pedofilia e non sugli anime e sui manga. Ora, c'è stata tanta disinformazione. La giornalista ha detto anche tante boiate, peccato che io in genere lei la apprezzo per altri servizi che fa, però questo era proprio uno schifo. Tuttavia è stato ben lungi dal dire i cosplayer fan cagare, i cosplayer sono maniaci e le maid sono zoccole, no, questa è un'idea che si è fatto chi ha visto questo filmato travisando tutto ciò che è stato detto. Saranno state dette le sonore cazzate nel video, ma comunque il tema è scottante e terzo, non è stato infangato nessuno. Quindi semplicemente un servizio che lascerà il tempo che ha trovato, tutto qua, un servizio inutile. Chi si è fatto briga di farsi portavoce di cosplayer, di mio Dio, di qua di là, di su di giù, tutti i cosplayer indignati, signori, riguardatevi il mio video sul paladino di sto gran cazzo e per favore datevi una calmata. Siamo agli stessi punti del tizio vestito da scatola di croccantini durante lo scorso Lucca Comics. Per me è stato un genio. Andate in giro per internet, sì, che mio Dio ha incitato sulla violenza, sulle donne. Una scatola di croccantini, per cagne, per cortesia. È approvata da un cane, per cortesia. È approvata anche dalla mia ragazza, eh. Cioè,
Quindi, signori, datevi tutti una calmata, passatevi una mano sulla coscienza, fatevi una bella doccia fredda, riprendete le vostre vite. Nessuno ha insultato la vostra cara mammina, nessuno vi toglierà i vostri benamati manga, nessuno vi toglierà gli anime, nessuno vi toglierà i fumetti, i comics, eccetera, eccetera. Andate tranquilli. Detto ciò, vi ricordo che sarò presente al Romix tutti i giorni con sia le copie del primo libro che del secondo. Sarò lieto comunque di incontrarvi di nuovo tutti, di incontrare i nuovi fan e i vecchi, fare foto, cazzeggiare come sempre e divertirmi in allegria con tutti voi. Vi rimando alla prossima settimana,